Valderice, i carabinieri sorprendono e arrestano un 34enne ladro di rame. Mazara domenica oltre 1600 extracomunitari al voto per eleggere il consigliere comunale aggiunto. Castelvetrano e boom di richieste per accedere alle agevolazioni della zona franca urbana. Trapani incontro ieri pomeriggio tra i giovani della diocesi e calciatori Granata. Marsala prenderà il via il 20 giugno la sesta edizione della rassegna Siciliamo. Buongiorno, ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del TG Vallo, che apriamo subito con la cronaca giudiziaria. Il Tribunale Civile di Marsala ha accolto il reclamo presentato dagli ospedali civili di Brescia contro l'ordinanza del giudice Antonio Genna, che lo scorso 15 aprile aveva disposto la ripresa dei trattamenti del cosiddetto metodo stamina per il piccolo Joel, un bambino marsalese di 2 anni affetto da una malattia degenerativa. L'azienda ospedaliera bresciana si era opposta alla decisione del giudice presentando un reclamo. Le cure dunque non saranno più praticate con il tanto discusso metodo in questione. Ci spostiamo adesso invece a Valderice, dove i carabinieri hanno sorpreso in flagranza di reato un ladro di rame che è stato immediatamente arrestato. I particolari nel servizio. Aveva pensato bene di introdursi furtivamente all'interno del noto residence Xiare di Valderice per cercare di rubare materiale in alluminio e rame. Per sua sfortuna però, giusto in quei frangenti in zona transitava una pattuglia dei carabinieri della locale stazione, che ha subito notato alcuni movimenti insoliti all'interno della struttura. Struttura che, come si ricorderà, è stata confiscata alla mafia e attualmente in amministrazione giudiziaria. Ebbene, i militari dell'arma sono prontamente intervenuti, sorprendendo in flagranza di reato il ladro di rame mentre stava tagliando dei fili. L'uomo, un 34enne valdericino con alle spalle alcuni precedenti, è stato quindi dichiarato immediatamente in arresto. I fatti risalgono a 2 giorni addietro. Ieri l'arresto del 34enne è stato convalidato dall'autorità giudiziaria trapanese, che ha contestualmente disposto a carico del ladro di rame la misura cautelare degli arresti domiciliari. La notte scorsa invece i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Trapani hanno segnalato alla prefettura 3 giovani, di cui una ragazza minorenne trovata in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti. Le misure di prevenzione antimafia e difficili rapporti con il diritto civile saranno al centro dell'incontro che si terrà dopodomani nell'aula magna del Polo Universitario di Trapani. Si tratta di un incontro organizzato dalla Scuola di Formazione Forense Avvocato Pietro Drago, che prenderà il via alle 9.30. A coordinare i lavori sarà il presidente del Polo Universitario Trapanese, il professore Silvio Mazzarese. Cambiamo adesso argomento. È tornata a riunirsi ieri pomeriggio l'Assemblea regionale siciliana. Dopo le comunicazioni, l'Aula ha proseguito la discussione sulla cosiddetta manovra finanziaria bis, approvando anche 9 articoli del disegno di legge. Inizio seduta invece l'ARS ha osservato un minuto di silenzio per commemorare Ignazio Marinese, ex deputato regionale morto l'altro ieri. L'esame della manovra finanziaria proseguirà anche questo pomeriggio. Con una nota inviata ieri al presidente del Consiglio Comunale di Marsala, Enzo Sturiano, il consigliere comunale di Forza Italia, Giuseppe Carnese, sollecita la presentazione della relazione annuale dell'attività svolta da parte del sindaco lillibetano Giulio Adamo. Nella nota Carnese ricorda che il termine per la presentazione della relazione è scaduto da circa un anno. Troppo tempo per il consigliere forzista, che ha chiesto così a Sturiano l'invio di un'apposita segnalazione presso il servizio ispettivo della regione. A proposito del Consiglio lillibetano, è stata una seduta interamente dedicata alle comunicazioni e alle interrogazioni, quella che si è svolta ieri sera, una seduta poi interrotta per venir meno del numero legale. Il Consesso civico lillibetano tornerà in aula in seduta di prosecuzione questo pomeriggio con inizio alle 17. E ci spostiamo adesso a Castelvetrano, dove si è registrato un vero e proprio boom di richieste da parte di micro e piccole imprese che vorrebbero accedere alle agevolazioni previste nell'ambito del bando sulle cosiddette zone franche urbane. Sentiamo.
Sono 110 le aziende che hanno chiesto di potersi insediare all'interno della zona franca urbana di Castelvetrano. Il dato, reso noto dal Ministero per lo Sviluppo Economico, è stato rilanciato ieri dal sindaco castelvetranese Felice Errante, che in una nota ha espresso tutta la propria soddisfazione per i risultati che stanno maturando attorno all'iniziativa che mira a far sviluppare zone secondarie delle città individuate. Il termine per poter presentare la richiesta di accesso ai benefici previsti dal bando ministeriale è scaduto venerdì scorso. Come si ricorderà, alle micro e piccole imprese che si insedieranno nella zona franca, lo Stato concederà l'esenzione dalle imposte sui redditi, dall'IRAP e dall'ICI e l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un periodo di 5 anni. Dopodiché, inoltre, le imprese godranno di altri 4 anni di esenzione parziale per garantire un ritorno graduale alla fiscalità regolare. La nascita di queste nuove attività produttive, sottolinea Errante, porterà tantissime nuove assunzioni, una vera e propria boccata d'ossigeno per un territorio che negli ultimi tempi aveva visto una pericolosa contrazione con la perdita di molti posti di lavoro. In provincia di Trapani sono state individuate altre 2 zone franche urbane, oltre a Castelvetrano si tratta di Trapani ed Edice. Per quanto riguarda il comune castelvetranese, le agevolazioni assegnate ammontano a più di 9 milioni di euro. La zona franca individuata è quella che comprende del quartiere Belvedere, la via Campobello, la zona Badia e il quartiere Amari. È tutto pronto a Castellammare del Golfo per l'ormai imminente stagione estiva. L'amministrazione comunale ha già predisposto il programma dell'estate castellammarese che verrà presentato domani mattina nel corso di una conferenza stampa alla quale prenderà parte tra gli altri il sindaco Nicolò Coppolo. L'appuntamento è a partire dalle 10.30 nella sala giunta di Palazzo Crociferi. Stop della Regione al rilascio delle concessioni demaniali marittime all'interno del porto di Favignana. Lo rende noto il sindaco Egadino Giuseppe Pagotto, che recentemente si era rivolto all'assessore regionale al territorio Maria Rita Sgarlata proprio per chiedere la sospensione dei rilasci. Richiesta dunque accolta, richiesta scaturita dal fatto, come sottolinea in una nota Pagotto, che l'eventuale rilascio di concessioni all'inizio della stagione turistica e soprattutto senza tener conto dei prescritti pareri o in difformità alle ordinanze avrebbe configurato gravi violazioni di legge, tenendo anche conto che le concessioni richieste insistono all'interno dell'area marina protetta dell'Egadi. Adesso apriamo la consueta pagina dedicata all'informazione elettorale. Parliamo delle elezioni amministrative, dell'esito del voto di domenica scorsa. C'è una nota arrivata poco fa dal sindaco uscente, candidato sindaco Nicola Cristaldi, con la quale si commenta in pratica il risultato. Mazzara del Vallo, si legge, dimostra ancora una volta di voler affidare la guida della città a Nicola Cristaldi, forte della credibilità di chi in questi primi 5 anni ha fatto ciò che ha detto e che si propone con un nuovo programma di sviluppo dalle realizzazioni e dalle azioni effettuate. Nella nota si fa riferimento anche al ballottaggio in programma l'8 e il 9 giugno. Questa volta, si legge proprio nella nota, la scelta sarà fatta tra 2 soli candidati. Da un lato c'è chi si propone di voler tornare alla normalità e alla logica del passato con tutti i rischi connessi e chi invece, come Nicola Cristaldi, ha lavorato affinché Mazzara diventi una vera e propria capitale del Mediterraneo. Intanto si voterà domenica sempre a Mazzara per l'elezione del consigliere comunale aggiunto. I particolari del servizio. Si svolgerà domenica prossima a Mazzara del Vallo il turno di votazione per l'elezione del consigliere comunale aggiunto, che andrà a sedersi all'interno del massimo consesso civico cittadino in rappresentanza dei cittadini extracomunitari residenti nella città del Satiro. Il nuovo consigliere succederà al consigliere aggiunto uscente, Mohamed Sofian Zitoun. 4 i candidati in corsa per ricoprire l'incarico. Si tratta di 2 tunisini, di uno slavo e di una marocchina. I tunisini sono il 52enne Tarek Lazareg e il 41enne Mohamed Ali Sulmi. Lo slavo è il 26enne Ahmed Sadikov e la marocchina la 39enne Karima El Merrie.
Le elezioni del consigliere comunale aggiunto sono disciplinate dal regolamento approvato dal Consiglio Comunale Manzarese nel febbraio 2011. Tra i requisiti necessari per candidarsi c'è quello di essere residente a Mazara da almeno 4 anni consecutivi. Come si ricorderà, il consigliere aggiunto non ha diritto di voto, bensì quello di partecipare alle sedute del Consiglio e di prendere la parola ogni volta che lo ritenga opportuno. Le urne resteranno aperte dalle 7 alle 22. L'elezione si svolgerà con il sistema maggioritario e risulterà eletto chi avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, invece, risulterà eletto il candidato più anziano. Potranno votare gli extracomunitari maggiorenni che abbiano da almeno 2 anni la residenza anagrafica a Mazara. I votanti saranno 1.665, di cui 712 femmine e 953 maschi. Gli elettori potranno votare nei 2 seggi che verranno allestiti dal comune a Palazzo dei Carmeli. A proposito delle elezioni amministrative, riprende oggi sulla nostra emittente la programmazione elettorale in vista del turno di ballottaggio che si svolgerà domenica 8 e lunedì 9 giugno. Questa sera, a partire dalle 21:30, trasmetteremo uno spazio autogestito del candidato sindaco Vito Torrente. Andiamo avanti con le altre notizie. Sarà attiva tutto l'anno e non solo per un periodo limitato la camera iperbarica che si trova all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. La novità è stata resa nota ieri dalla direzione dell'azienda sanitaria provinciale. Il servizio, come si legge in una nota, è aperto 24 ore su 24 e per poterne usufruire è necessario prenotarsi presso i vari CUP dell'ASP. Restiamo a Trapani per parlare del terzo appuntamento nell'ambito dell'iniziativa Fly with me, follow me, promossa dalla diocesi trapanese. Ieri c'è stato l'incontro tra i giovani della stessa diocesi e i calciatori del Trapani. Vediamo com'è andata in questo servizio. Nuovo appuntamento ieri pomeriggio con Fly with me, follow me, l'iniziativa promossa dalla diocesi di Trapani con l'obiettivo di favorire la conoscenza e uno scambio di buone pratiche tra i giovani delle comunità ecclesiali e le istituzioni. Per l'occasione, i giovani della diocesi hanno incontrato presso l'oratorio salesiano del capoluogo trapanese i giocatori del Trapani Calcio, i Granata, accompagnati dal direttore generale della società, la signora Emma Ricollar, hanno partecipato all'incontro incentrato sul tema sport e condivisione. Prima del faccia a faccia tra i giovani e i calciatori, però, il vescovo della diocesi trapanese, Monsignore Pietro Maria Fragnelli, ha celebrato nel campetto dell'oratorio la cosiddetta preghiera dello sportivo. Il pomeriggio è proseguito poi con la proiezione di un video sull'esperienza sportiva vissuta dagli oratori dei salesiani e con l'incontro tenutosi al Teatro Don Bosco. Infine, i giovani e calciatori Granata si sono ritrovati nuovamente al campetto, dove tra le altre cose si è esibito Nino Lisotta, campione italiano di tiro con l'arco nel 2010. Non poteva mancare inoltre il tradizionale scambio delle maglie tra i giocatori del Trapani e le associazioni ecclesiali che si occupano di educare giovani con lo sport. Giocatori che non si sono sottratti al calore dei fans, firmando autografi e regalando vari gadget. Quello di ieri è stato il terzo appuntamento nell'ambito di Fly with me, follow me. Nei primi 2 incontri i giovani della diocesi hanno incontrato il prefetto Leopoldo Falco e gli imprenditori. Intanto l'impegno della società Granata nel sociale proseguirà anche questo pomeriggio con la partecipazione di una delegazione di giocatori e staff tecnico all'incontro organizzato dal Comitato delle Donne e dalla Caritas diocesana di Trapani. Incontro che si terrà con inizio alle 15:30 allo stadio provinciale in coincidenza con la prevista seduta d'allenamento della squadra. Contro la crisi 2009-2014, quanto tempo ancora? Questo sarà lo slogan della manifestazione provinciale contro la crisi nel settore edilizio che si terrà venerdì a Marsala. L'iniziativa è organizzata dalle segreterie provinciali e dai sindacati di categoria che per l'occasione faranno appello alle istituzioni affinché vengano sbloccati i cantieri edili in provincia di Trapani, non solo quelli che si riferiscono a nuove opere, ma anche e soprattutto quelli che si riferiscono a opere incompiute. La manifestazione si terrà con inizio alle 10 nello spiazzale adiacente all'ospedale Paolo Borsellino.
Venerdì pomeriggio, con inizio alle 17.30, presso il Salone di rappresentanza della Prefettura, a Trapani si svolgerà invece la serata conclusiva del concorso Note per la Legalità, concorso organizzato dalla Questura trapanese in collaborazione con gli istituti scolastici di primo grado della città. Una manifestazione che vedrà protagonista la musica, la legalità e il talento artistico degli studenti. Il 20 giugno aprirà i battenti a Marsala Siciliano, l'ormai tradizionale rassegna organizzata annualmente dalla Camera di Commercio di Trapani. Sentiamo. Prenderà il via il 20 giugno a Marsala la sesta edizione di Siciliamo, la rassegna internazionale delle tipicità organizzata dalla Camera di Commercio di Trapani per promuovere i prodotti locali. Una 3 giorni di sapori ed emozioni di Sicilia all'insegna delle eccellenze del territorio, con un mix di enogastronomia, artigianato e turismo e con esposizioni e degustazioni al complesso monumentale San Pietro e nell'atrio comunale. Non mancheranno inoltre gli appuntamenti con la musica e momenti di intrattenimento in Piazza della Repubblica. Per tutto il weekend di Siciliamo arriveranno in provincia di Trapani i buyer internazionali del turismo e dell'agroalimentare, che incontreranno le aziende locali con la consolidata formula del B2B. Quest'anno ci saranno buyer provenienti da Svizzera, Germania, Danimarca, Repubblica Ceca e Slovacchia. Il loro arrivo è previsto già il 15 giugno, poiché i primi incontri si terranno a partire dall'indomani. L'edizione 2014 di Siciliamo verrà presentata il 19 giugno nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la sede dell'ente camerale e alla quale prenderanno parte sia il presidente della Camera di Commercio Giuseppe Pace che il sindaco liribetano Giulia Adamo. Già allestito il programma delle iniziative, previste tra le altre cose il villaggio di animazione per bambini, mentre durante le 3 serate di intrattenimento si alterneranno sul palco i Calandra Calandra, Clara Palmeri di Ti lascio una canzone, l'orchestra Bottega Sonora, il cabarettista Gianni Nanfa e tanti altri, con il concerto conclusivo della manifestazione affidato alla cantante Manuela Villa. Dopo Trapani e Torretta Granitola è stato presentato anche a Tunisi nei giorni scorsi il progetto Club Blé Artisanal promosso dalla Camera di Commercio di Trapani, nel quale è coinvolto anche il distretto della pesca Cosbap di Mazara. In Tunisia si sono recati il presidente della Camera di Commercio Giuseppe Pace e il presidente del distretto Giovanni Tumbiolo, che per l'occasione hanno incontrato il ministro dello sviluppo economico Federica Guidi e l'ambasciatore d'Italia nel paese africano Raimondo De Cardona. Incontro durante il quale si è parlato anche del le strategie da mettere in campo nell'ambito della cooperazione con i paesi del Nord Africa e delle prospettive per le imprese siciliane. Cambiamo ancora argomento, le cosmicomiche, il titolo dello spettacolo portato in scena nei giorni scorsi al Teatro Rivoli di Mazara del Vallo dagli studenti del liceo Adria Ballatore. Ne seguiamo assieme uno stralcio, mentre vi ricordo che lo spettacolo in versione integrale verrà trasmesso dalla nostra emittente questa sera con inizio alle 22.30, ma vediamo assieme uno stralcio. E cominciamo la giornata con un po' di pubblicità. Lo stress dai nubilità ti consuma? Prova tutti dimmi, una compressa al giorno e tutto sembrerà più semplice. Da oggi, anche tu, tutti dimmi. A partire da domani al punto moda sconti scontissimi, prendi 2 e paghi 3. E adesso il nostro buongiorno musicale. Buongiorno! Gelata al cioccolato, dolce un po' salato, gelata al cioccolato, un bacio al cioccolato. No, è solo l'inizio! Ah,
Sabato prossimo verrà celebrato il ventennale della nomina dei primi diaconi permanenti della diocesi di Trapani. A partire dalle 19.30 presso il salone della parrocchia Santissimo Salvatore a Fontanelle Sud, il vescovo Monsignor Pietro Maria Fragnelli presiderà l'incontro organizzato dal Centro Diocesano Vocazioni sul tema diaconato, dono e responsabilità per tutti i battezzati. I primi quattro diaconi vennero nominati, ricorda la diocesi, il 31 maggio 1994 dall'allora vescovo Domenico Amoroso. Questa era anche l'ultima notizia del TG Vallo. Grazie come sempre per averci seguito. Arrivederci.